Ciao amici, per chi come me ha qualche primavera in più, c'è un nemico in agguato che minaccia la bellezza della pelle di viso, décolleté e non solo. Non starai mica parlando delle rughe? Oggi no. Oggi parliamo di macchie scure della pelle, quei punti più o meno grandi di colore scuro, marrone, che appaiono sul viso, ma anche su mani, collo, décolleté, braccia. E non sto parlando di lentiggini, ma di vere e proprie macchie scure che non solo cambiano il nostro aspetto, ma danno subito un segnale sulla nostra età. Secondo le statistiche, le macchie iniziano a comparire verso i 40 anni, ma anche in persone più giovani a causa dell'esposizione al sole senza protezione, alla presenza di sostanze chimiche in profumi e cosmetici che aumentano la sensibilità della pelle alla luce e favoriscono la comparsa di queste macchie. Cosa posso fare per farle sparire? Ecco quattro rimedi naturali. Come sappiamo tutti, il laser e i trattamenti estetici specifici sono molto costosi e spesso anche invasivi, lasciano cicatrici che richiedono giorni o settimane per sparire. Con questi rimedi, invece, potete fare sia prevenzione sia rafforzare la pelle per ridurre le macchie scure da viso, collo, mani. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Prevenzione. Il primo step è fare prevenzione già a partire dai 30 anni, quando ci si espone al sole, usare sempre creme solari con fattore di protezione alto, almeno 30. E nelle ore più calde, dalle 11 alle 15, usare un cappello e coprire le parti del corpo più bianche. Io dovrei coprirmi tutta allora. La frutta e la verdura cruda aiutano a fornire beta-carotene indispensabile per la pelle. Bisogna inserirne in quantità a ogni pasto, anche in forma di succo naturale o estratto. Se invece avete già delle macchie e volete attenuarle in modo naturale, ecco alcune ricette da fare con ingredienti che abbiamo in casa. Limone. L'acido citrico del limone schiarisce la pelle e le macchie meno scure, ma va applicato quando non ci si espone al sole, altrimenti la pelle si macchia di più. Basta tagliare un limone a metà e passarlo sulla pelle dopo averla inumidita. Lasciare agire qualche minuto, poi sciacquare con acqua tiepida e applicare una crema idratante. Aceto di mele. A proposito di crema, ecco un altro rimedio fai da te per le macchie scure. Basta aggiungere alla dose abituale di crema da notte un paio di gocce di aceto di mele, ma non di più, e spalmare bene sulle macchie da schiarire. Ceci. I ceci hanno un potere schiarente se applicati sulla pelle in questo modo. Prendete un bicchiere di ceci lessati e un quarto di bicchiere di acqua, mettete in una ciotola e schiacciate con la forchetta fino a ottenere una crema uniforme da spalmare sulle zone macchiate. Lasciate in posa questo impacco per almeno 20 minuti, fino a quando si secca e si stacca senza sciacquare. Aloe. Anche l'aloe agisce contro le macchie della pelle grazie a enzimi e aminoacidi. Meglio usare il gel direttamente dalla foglia oppure un gel naturale ma senza altri ingredienti. Applicatelo sulla zona colpita da macchie 3 volte al giorno con un leggero massaggio. Dedicate tempo ogni giorno alla cura della pelle e i risultati si vedranno presto. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale, sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!